giornata nella casa in cui abita da 686 anni. Si sono concluse con la tradizionale fiaccolata le celebrazioni per la Madonna della Grotta di Praia a Mare. Nella sera di sabato 18 agosto si è compiuto il rito della rievocazione del sacro percorso con l'ultimo tratto di strada. Dopo essere stata per mare nella notte del 15 agosto, la sacra effigie è tornata nella grotta del Monte Vingiolo. Le ha fatto compagnia nella chiesa del Sacro Cuore e per le strade del Fumarulo una folla di fedeli in religioso silenzio, coi volti illuminati dalla luce delle fiaccole, simbolo della fiammella della fede che arde per la Vergine. Una luce che ha poi assunto i colori dei fuochi di artificio che hanno salutato l'arrivo della statua al santuario. Affacciata dal pianerottolo della lunga scalinata, Maria ha posato lo sguardo sulle case dei fedeli prima di riprendere posto nella sua. Infine, la benedizione ai devoti che hanno ricambiato con il loro grato saluto, una carezza in cambio di un fiore benedetto. Discenda su tutti voi la benedizione di Dio onnipotente, che è il Padre, il Figlio e Spirito Santo. Dal 5 agosto due settimane di celebrazioni e festeggiamenti, tutto è andato bene, ma nulla sarebbe stato possibile senza l'operato instancabile del comitato. Questi 44 volontari dedicano il loro amore, i loro sforzi e il loro tempo alla crescita del santuario e del culto mariano. Lo sforzo di questi giorni è stato notevole. Durante tutto il mese di agosto, infatti, il santuario da quest'anno è aperto. Abbiamo anche dato l'inaugurazione di un negozietto di souvenir e di oggetti sacri condotto assolutamente da volontari che impegnano il loro tempo per raccogliere delle donazioni e elargizioni da destinare poi allo sviluppo del santuario stesso. La devozione verso Maria è assoluta. L'amore che il praiese nutre per il santuario, per la Madonna e per tutto ciò che concerne il culto mariano è atavico. Ed è da un santuario che si prospetta in crescita e rinnovamento che anche il prossimo anno la Madonna della Grotta di Praia a Mare, venerata dalle genti dell'Alto Tirreno Cosentino, riprenderà il cammino verso i fedeli, dal monte al mare e dalla spiaggia di nuovo alla fresca grotta, di nuovo a casa.